Stavo pensando prima, domani è il giorno del ricordo, che oggi sono cominciate le varie celebrazioni, anche adesso c'è in diretta una cerimonia. E come di consueto, quando al mattino, io sono spesso in auto e sempre la radio accesa, no? Si ascoltano queste trasmissioni giornalistiche con l'intervento, le domande. Di solito c'erano le domande su come mai lo Stato italiano solo così tardivamente aveva potuto accettare e riconoscere i torti subiti dagli esuli istriani. Peraltro stamane ospiti erano esponenti molto luminosi della storia democratica come Armenia. Qualcun altro, stavo pensando agli 80 anni trascorsi invece dal periodo dei crimini nazisti commessi in Italia e al fatto che stamane avremmo discusso del fatto che lo Stato italiano ancora oggi invece faccia fatica a riconoscere l'accertamento dei torti subiti. Ora, l'elemento risarcitorio un po' nella prassi giuridica è il dato conclusivo in una vicenda in cui si accerta il torto fra due parti. Ecco, quando quel torto non è subito da una parte individuale, da una parte privata, ma è subito da una vasta comunità, come in quel caso da un intero popolo, il valore del risarcimento non è tanto quello economico, ma ovviamente un valore politico, sociale, culturale, storico, è uno degli elementi fondanti di una situazione ripacificata all'interno di quel popolo e fra i popoli. Aveva cercato di porvi rimedio un decreto legge del 22 su iniziativa del governo Draghi, che istituiva un fondo per risarcire le vittime dei crimini nazisti che entro determinati tempi, ma poi le parti tecniche giuridiche, lascio gli invitati di oggi, avessero aperto un procedimento per essere riconosciuti come parte danneggiata, sono iniziati insomma alcuni procedimenti e peraltro ci sono già in Italia alcune sentenze favorevoli ai richiedenti. L'elemento assolutamente incredibile o addirittura mostruoso è che l'avvocatura dello Stato italiano, quello stesso Stato che ha istituito quel fondo perché possa essere riconosciuto il torto subito da questo e quindi risarcito, nella logica che dicevo prima, il torto subito da tutte le vittime nazisti, ecco, con lo stesso Stato, tramite la sua avvocatura, oggi, già laddove le sentenze sono favorevoli, ricorre di fatto bloccando la possibilità di dare 80 anni dopo corso a questo riconoscimento. E la società della ragione, già dall'inizio di questa vicenda, si è fatta promotrice di iniziative di tipo informativo e anche di contatto, no? con tutti i legali che in Italia hanno cominciato a interessarsi a questa vicenda. Tra questi c'è anche l'avvocato Andrea Santa, che sta seguendo alcune di queste iniziative processuali. Ci sono diverse questioni, prima sentivo citare, prima dell'inizio di questa conferenza stampa, la questione della richiesta che è apparsa anche, mi pare, ieri l'altro su un messaggero di prolungamento dei termini per dire il procedimento. Credo che, in questo sicuramente parlerà l'avvocato Sandra e gli altri ospiti, la questione non sia solo quella, ma sia anche e soprattutto nella mostruosità del fatto che poi su questioni tipo storico e giuridico
cui lascio le considerazioni agli ospiti, lo Stato, quello stesso Stato che dovrebbe sostenere i propri cittadini e che con un decreto legge, quindi con una legge, ha appoggiato, sostenuto quei cittadini, oggi si fa parte avversa per impedire loro finalmente il riconoscimento della giustizia. Ma sì, questo fondo è stato istituito, come ha detto Massimo, nel 2022 per porre fine ad una questione che si era creata di grandi difficoltà sia sul piano giudiziario che sul piano diplomatico tra Italia e Germania. Sui fatti commessi appunto sul territorio italiano o contro cittadini italiani durante l'occupazione tedesca in Italia. E, la particolarità di questa legge è stata quella di fissare un termine entro il quale poter accedere a questo fondo attraverso però delle sentenze passate in giudicato. Quindi si è chiesto che le vittime si rivolgessero al tribunale per ottenere l'accertamento del fatto e la liquidazione del danno, che poi sarebbe stato appunto liquidato dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha istituito e custodito il fondo. Tant'è che lo stesso Ministero ha già fatto un regolamento per l'erogazione, poi concreta, per stabilire i requisiti per l'erogazione di queste somme. Il problema nasce dal fatto che la Germania, che è, a nostro modo di vedere, che uso il plurale perché, come ha detto Massimo, siamo in relazione con altri colleghi sul territorio nazionale, facciamo le stesse cause, anche perché anche lo Stato, che pure si costituisce con le diverse avvocature distrettuali, ha lo stesso tipo di difesa in tutte le situazioni. Ma, dicevo, il problema è che la Germania non ha mai, ma questo storicamente, fin da cause precedenti all'istituzione di questo fondo, non ha mai disconosciuto la propria responsabilità, anzi, ha sempre agito in maniera molto proattiva, anche dal punto di vista, per così dire, morale, sul riconoscimento delle responsabilità, nonostante, perché dal punto di vista giuridico internazionale avrebbe avuto anche la possibilità di farlo, nonostante si tratti di una Germania diversa da quella di allora. Quindi sostanzialmente si è fatta carico di tutti gli errori morali ed economici che la Germania precedente aveva creato. Ma questi sono, ci sono accordi del 62, l'accordo di Bonn, altre questioni che adesso non vale la pena approfondire per ragioni di tempo, ma avevano tutte ad oggetto questioni strettamente economiche. Qui siamo in un altro ambito, cioè parliamo di delitti contro l'umanità. Allora, quando l'avvocatura dello Stato, quindi dicevo, la Germania non si costituisce nelle cause, anche, ma questo lo dico io, per non incorrere nell'imbarazzo di dover svolgere delle difese che appunto ha sempre rifiutato riconoscendo le proprie responsabilità. Però ha indicato al Ministero italiano quali potevano essere le questioni di diritto da opporre ai singoli ricorrenti. E purtroppo, dico purtroppo per una ragione anche di, come dire, ruolo delle parti, lo Stato italiano attraverso le proprie avvocature, diciamo il Ministero che è per così dire il datore di lavoro in questo caso delle avvocature distrettuali dello Stato, ha indicato ai propri avvocati di portare queste difese della Germania nei confronti dei cittadini italiani che presentavano ricorso, con argomentazioni anche abbastanza discutibili, perché si parla di prescrizione del reato perché sono trascorsi 80 anni, ma è evidente che è un'eccezione insostenibile, tanto perché sono reati imprescrittibili e questo ormai è assodato per una giurisprudenza che da dopo la guerra ad oggi si è sempre riproposta nello stesso modo, non ci sono orientamenti diversi. Ma poi anche perché sarebbe quantomeno illogico che lo Stato ci dice di fare una causa, che non è che le vittime si sono, direi ovviamente, si sono svegliati ora per fare una causa, lo dice una legge dello Stato, e poi lo stesso Stato dice no, non devi farla perché i reati sono prescritti. Quindi insomma è evidente che c'è una logicità di fondo che non può essere accolta come eccezione per respingere le domande di esercito. E poi tutta un'altra serie di
questioni sulle quali, per fortuna, i tribunali, ma non sono tanti, che si sono già espressi su questi temi, hanno accolto le domande e quindi respinto tutte le difese opposte dallo Stato. La questione ha avuto talmente tanta risonanza, poi Franco ovviamente potrà essere molto più preciso di me su questo punto, che anche a livello parlamentare si comincia a porre l'accento su quelle che sono le incongruenze di questi comportamenti da parte dello Stato. E tant'è che c'è un dibattito ormai, direi, vivace, che ha portato, e questa è la curiosità che in qualche modo rappresenta, forse non dico un inedito, perché però insomma un'eccezione, ha portato tutte le forze parlamentari, di destra e di sinistra, cioè dell'arco parlamentare, a condividere un disegno di legge per riconoscere, per interpretare con interpretazione autentica questa legge, in cui si dice che il Ministero non ha la titolarità passiva in queste cause. Cioè il Ministero italiano ha soltanto una funzione di, diciamo così, spettatore rispetto alle cause che vengono promosse, e quindi perché appunto è custode di questo fondo dove poi andranno a dire le somme per il risarcimento. Ecco, significativo il fatto che, nonostante ci sia questa trasversalità così totale, in realtà questo disegno di legge non è ancora andato in discussione perché manca il parere del Ministero, quindi diciamo per ragioni tecniche, non strettamente politiche. Ma è significativo però che quindi abbiamo una specie di cortocircuito, cioè con una volontà politica che dice una cosa e l'avvocatura dello Stato che però persiste nelle difese in queste cause. Personalmente ho molta fiducia nel fatto che anche nel nostro territorio ci siano degli, non si dovrebbero dire queste cose, non so, quantomeno per ragioni scaramantiche, ma insomma, però ho fiducia che anche nel nostro territorio le sentenze siano positive, perché comunque abbiamo riscontrato ovunque una certa anche sensibilità rispetto a questi temi. Ma la cosa più interessante è che abbiamo riscontrato il fatto che i familiari delle vittime, cioè coloro che hanno promosso queste azioni, non sono particolarmente interessati all'aspetto economico, che pure è certamente quanto di tangibile si possa avere, ma piuttosto il riconoscimento di una memoria che in qualche modo è stata dimenticata negli aspetti specifici. Cioè, mentre noi facciamo celebrazioni rispetto a un fenomeno, però i singoli hanno invece questo desiderio di vedere attraverso queste sentenze il riconoscimento di una loro personale difficoltà di conservare e tramandare questa memoria. E quindi io credo che questo sia l'aspetto più importante. Siccome la legge dice anche che il Ministero ha la possibilità attraverso le avvocature di andare incontro alle esigenze e quindi transare queste cause, io credo che sarebbe utile che da questo punto di vista il Ministero comunque facesse un ragionamento anche di proposta, fermo restando che l'obiettivo, rispetto, oltre al logico risarcimento economico, che è il diritto discendente da tutte le sentenze per le quali si chiede un risarcimento del danno, però contenga anche il riconoscimento specifico di un valore che i nostri concittadini che hanno subito questi crimini devono vedere riconosciuta per loro, ma anche per i familiari che hanno promosso queste azioni in funzione proprio di una memoria che va salvaguardata. Concludo dicendo questo, poi ovviamente se c'è qualche... Però la tipologia che abbiamo seguito è veramente variegata. Questo significa che il periodo che abbiamo vissuto è drammatico, lo sappiamo già, ma che le sensibilità che sono state toccate sono numerose. Il tema dei militari, dei militari italiani, è trattato, secondo me, come sempre stato, però meno bene di altre situazioni. In qualche avvocatura, cioè in qualche tribunale, mi è stato detto che non è provato il danno subito dai internati militari italiani, che ricordiamo, oltre, forse vale la pena insomma ricordare, che oltre al fatto di aver subito una deportazione molto faticosa, perché da
sono morti più grandi di sminimento, di malnutrizione, eccetera, eccetera, avevano anche il bombardamento quotidiano dei fascisti e dei nazisti, che dicevano loro che se avessero saltato la barricata e quindi si fossero arruolati con l'esercito nazista o con l'esercito della Repubblica Sociale Italiana, avrebbero smesso la loro prigionia. E leggere tante testimonianze di queste persone che, nonostante questa pressione psicologica e nonostante il disagio subito, abbiano comunque mantenuto fede ad un giuramento fatto e soprattutto al rifiuto della logica nazifascista, io credo che sia un aspetto che andrebbe valorizzato, anzi sottovalutato. L'altra tipologia è quella relativa ovviamente ai sacrifici dei partigiani, ci sono torture e fucilazioni tra le cause che abbiamo promosso, e ci sono naturalmente anche l'eccidio importante di Maglia Promozio, che è un episodio, io credo, sul nostro territorio regionale tra i più gravi di quelli accaduti, e un tema sul quale si discute molto poco, ma che invece varrebbe la pena, non tanto sul piano delle sentenze, ma anche sul piano della ricerca storica e dell'approfondimento, della divulgazione anche informativa, è quello della deportazione delle donne, che hanno subito, e c'è qualche caso ovviamente che abbiamo presentato in tribunale, hanno subito una sorta di dimenticanza al rientro a casa, perché è tornato, o comunque anche le vittime donne che hanno dovuto subire non soltanto la riduzione in schiavitù rispetto al lavoro, ma anche pressioni di natura diversa, ovviamente mi riferisco all'ambito sessuale, della loro pressione per avere un trattamento migliore, e quindi insomma è un fatto estremamente grave che credo proprio per questo sia stato in epoca ovviamente precedente alla nostra un po' sottesa, devo dire con responsabilità anche da parte degli antifascisti da questo punto di vista, e credo che forse adesso siano anche i tempi, ma questo lo dico come invito all'Ampi che è qui presente, insomma sappiamo che dal punto di vista della diffusione culturale è uno dei soggetti più importanti, che magari si possa fare un ragionamento anche sulla deportazione femminile che ha avuto tante vittime e che quindi devono essere un po' ricordate. Io Spangaro, il testimone l'ha avuto direttamente l'avvocato Sanga. Il ruolo dei partigiani effettivamente il contesto in cui ci muoviamo riguarda un periodo storico in cui sono venute delle cose che ho 80 anni di distanza, e quasi diciamo, il timore di scoprire e di andare a verificare. L'input diretto ci viene dalla pubblicazione di questa legge, una legge grave, totalmente che sono dei termini chiaramente brevissimi. Cosa davvero dei termini brevi, aveva anche degli impegni del tipo di documentazione che veniva richiesta ai singoli per poter aderire, diciamo, alla richiesta di rimborso, molto oneroso, molto difficile da reperire, e non solo, cioè il rimborso era, diciamo, doveva seguire ad una sentenza, quindi la formazione di un'azione penale, ottenendo una sentenza favorevole, dopodiché una sentenza passato in giudicato, poteva dare atto al percorso per il rimborso. Chiaramente i tempi sono strettissimi, per questo abbiamo, cioè come Ampi, abbiamo recepito, diciamo, questo senso di quasi di impotenza da parte di parecchie persone, e non ultimo, io dico, da quella delibera del comune di Terzi d'Aquileia, che si è fatto carico, diciamo, di Terzi d'Aquileia, non è conosciuta la moglie di Sartori di Terza di Quileia, ma l'anno attivo di Terza di Quileia, il 27 anni di Quileia, sono state fucilate di carattere persone. E la stessa cosa che accadeva il giorno dopo, il 28, cioè, sono stati effettuati dall'esercito nazista che si stava spostando.
passando verso le altre. Quindi il ruolo dell'ampi qual è? Quello di sensibilizzare. Cioè l'ampi non ha la struttura, diciamo, amministrativa per poter raccogliere queste istanze e quindi promuovere un'azione. Chiaramente il nostro compito è quello di sensibilizzare, di far conoscere l'esistenza della legge, la possibilità di dire a queste, diciamo, questi rimborsi e quindi indirizzare i diretti interessati verso quelle strade che possono portare, diciamo, a una soluzione positiva della questione. È chiaro che quando la legge parla di azione penale, è chiaro che chiaramente ci vuole l'assistenza penale ed è il passaggio civile. Il passaggio fino a quando non si può fare. Quindi chiaramente l'interesse immediato degli eredi faceva bene dire l'avvocato Rossano, cioè, non c'è tanto una questione di rivalsa economica, cioè, c'è più che altro una rivalsa di carattere morale, cioè il fatto di aver riconosciuto i propri antenati, il fatto di aver subito queste ferite soccorsi. La fucilazione per molti da parte dell'esercito. Non dobbiamo dimenticare che il Friuli, da questo punto di vista, è senz'altro, diciamo, più soggetti, diciamo, a questa situazione, perché qui c'è appunto la British Kingsland, che ha un'amministrazione diretta da parte dell'esercito tedesco, quindi a questo punto le azioni dell'esercito non senz'altro più numerose rispetto ad altri luoghi dell'Italia dove ma però qui ancora di più appunto per la questione del risposta. Quindi a questo punto noi abbiamo interessato anche accogliendo queste richieste, abbiamo scritto una lettera come API ai deputati del Friuli Venezia Giulia. A dire la verità, a noi ha risposto l'onorevole Seracchiani con un tweet di cui credo che ha presentato un emendamento, ma anche con una nota a parte dicendo che ne ha parlato della questione del Presidente del Consiglio, la quale ha detto che le vittime delle guerre vanno risarcite. Cioè, ben risarcicata, ma comunque è stato presentato l'emendamento che dovrebbe entrare nel mille proroghe, per il quale si chiede come minimo, diciamo, lo spostamento del termine di presentazione delle domande al 31 dicembre. Questa è la situazione. Vicenda, il fatto che, come si diceva, solo un parlamentare del Friuli Venezia Giulia abbia risposto a questa sollecitazione ricorda qualcosa di cui si occupò la Società della Ragione. Mi riferisco alla vicenda dei Fusilas di Cercivento, quando cercammo di interessare, insomma, in maniera molto accurata tutta la compagine parlamentare, avendone risposte molto parziali. La Società della Ragione, quindi, di diritto e di diritti si occupa da sempre. E non in conclusione, perché poi c'è un altro ospite illustre, ma insomma tirare un po' le fila di questa questione chiedo a Franco. Cerco di essere breve e sintetico per far capire com'è nata questa storia. Ovviamente si dice le stragi nazifasciste sono state tipo 80 anni fa. Il decreto parla di tutti gli episodi fra il 39 e il 45, in realtà. Però si potrebbe dire come è nata questa questione con la Germania, perché il punto è questo. Nasce perché c'è un contenzioso di cause, prima penali e poi civili, fatte dalle vittime e poi dagli eredi delle vittime, e se si andrà avanti ancora non ci saranno più neppure gli eredi, per cui la Germania in realtà
pensò di aver chiuso la partita nel 1961 dando un certo risarcimento all'Italia per tutti i danni. La Germania, facendosi forte di una giurisdizione internazionale che copre le attività degli stati e per cui uno stato non può essere giudicato da un altro stato, fece ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia. E lì si scontrano due posizioni. Quella internazionale che dà ragione alla Germania, ma l'Italia, con una sentenza della Corte Costituzionale, ha rifiutato la firma a questi accordi internazionali dicendo che i reati imprescrittibili contro l'umanità per stragi per noi rimangono incancellabili. Quindi c'è un contrasto tra i due stati. Questo ha portato addirittura a un certo punto a una causa in cui la parte lesa, le vittime, hanno chiesto in sede civile il sequestro della sede dell'ambasciata tedesca e della Goethe Institute. Vi immaginate cosa è successo? Di fronte a questo, il governo Draghi non ha affrontato la questione delle vittime dal punto di vista con una legge specifica, ma ha fatto un emendamento in un decreto legge in cui istituiva il fondo. Nella sostanza diceva: i processi vanno avanti, la Germania, se viene ritenuta responsabile, però non paga, e paga il fondo che noi abbiamo istituito. Lo dico in maniera brutale. Purtroppo il fondo è stato affidato al Ministero dell'Economia, al MES, e non alla Presidenza del Consiglio, ed è un bonus grave, secondo me, perché tutto si riduce poi a una questione economica. E di fronte a questo vi è stato un ricorso sulla legge alla Corte Costituzionale, che la sentenza che è stata l'anno scorso, mi pare il 4 luglio del 2023, 4 luglio, la Corte Costituzionale ha stabilito la legittimità della legge Draghi, pur definendola una misura eccezionale e onerosa per lo Stato, e però dicendo bisogna contemperare due diritti, quello dei rapporti con la Germania e i diritti delle vittime delle stragi nazifasciste. Questo decreto, dice la Corte Costituzionale, lo fa in una maniera appunto onerosa, eccezionale, ma è la strada unica da percorrere. Dopo quella sentenza, appunto, noi pensavamo che i processi tardavano proprio in attesa della sentenza della Corte, perché c'era qualcuno che sperava che la Corte dicesse che la legge era illegittima e incostituzionale. A quel punto, e quindi i processi tardavano con tutte le scuse, i rimandi, i rinvii. A questo punto pensavamo che i processi potevano prendere via. E così è stato, ma inopinatamente. Mentre l'avvocatura davanti alla Corte Costituzionale ha sostenuto la bontà della legge e addirittura con una frase molto, molto anche commovente, insomma, dichiarò che lì si trattava di carne viva, non di creditori,
una frase dell'Avvocatura dello Stato davanti alla Corte Costituzionale, poi in sede locale dei tribunali, perché l'Avvocatura dello Stato è presente in ogni distretto. E invece ci sono avvocati dello Stato che si stanno inventando delle cose incredibili. Ne ha ricordate qualcuno l'avvocato Sandra? Ma la più incredibile è quella che dice che un erede, quando gli è morto il padre, era così piccolo che non aveva potuto provare dolore e avere conseguenze sul suo equilibrio. Cioè, voi capite che un avvocato dello Stato che dice una cosa del genere dimostra di essere un miserabile, no? Allora, io penso, cosa abbiamo sostenuto di fronte a questo boicottaggio della legge, in cui l'avvocatura dello Stato, non quella nazionale, ma quella locale, fa le parti della Germania che non si costituisce nel processo, ma la parte la fa l'avvocatura dello Stato in sede locale. Quando viene giustamente la sentenza positiva, ricorre in appello, facendo ritardare il giudizio finale. Perché questo? Probabilmente hanno avuto indicazioni dal MES per dire ritardiamo i pagamenti. Ma qui il problema non è il pagamento, il problema è che qui si mette in discussione una questione storica terribile che merita di essere ricordata, perché non è... E quello che io dico è che c'è molta retorica sulle vittime, no? Nei processi ormai tutte le vittime sono esaltate come parte centrale del processo, le uniche vittime che sono non tutelate e bersagliate sono quelle delle stragi nazifasciste. Questo è il paradosso, no? Allora, che fare? Io, c'è stata un'interrogazione parlamentare a cui ha risposto la Presidente Meloni dicendo, beh, sono passati 80 anni, quindi l'Avvocatura dello Stato fa il suo dovere di accertamento. Ma questo dimostra che di diritto Giorgia Meloni ne sa poco, perché il problema non è che lo deve fare questo accertamento l'Avvocatura dello Stato, c'è il Tribunale Civile che fa questo lavoro. Quindi in realtà non è compito dell'Avvocatura fare questa parte. Poi c'è quella proposta per ridimensionare il ruolo. Io ho incontrato il sottosegretario Mantovano, che invece di diritto ne capisce. Io l'ho conosciuto quando ero sottosegretario e lui era deputato di Alleanza Nazionale, forse, e indubbiamente di diritto ne capisce molto. E gli ho posto questo problema e mi auguro che intervenga la Presidente, perché l'Avvocatura dipende dalla Presidenza del Consiglio. Ma noi non abbiamo da difendere l'autonomia dell'Avvocato dello Stato, perché un conto è la magistratura, che deve essere difesa nelle sue prerogative di indipendenza e autonomia, ma non un dipendente come è l'Avvocato dello Stato, che deve seguire le indicazioni che gli vengono date, almeno seguire la linea dell'Avvocatura dello Stato nazionale, che in Corte Costituzionale è stata inequivoca. Quindi, che fare di fronte a questo? Io mi auguro che diano indicazioni che non si può boicottare la legge. Questo perché, certo, la legge può essere precisata, potrebbe essere emendata, ma la legge è già chiara. Tant'è che ci sono
decine e decine, forse centinaia di processi in corso. Quindi bisogna applicare la legge, non boicottare. Quello che possiamo chiedere qua oggi, perché dice, ma perché oggi è Udine? Beh, perché la situazione sta deteriorandosi. Troppe cause, anche quelle già arrivate a sentenza, che vengono rinviate. Quello che possiamo chiedere è che il Tribunale di Udine, ma quelli del Friuli Venezia Giulia, di fronte al boicottaggio dell'avvocatura, diano corso agli appelli immediatamente, non a un anno, perché questa aggiunge vergogna e insulto alla memoria e alle vittime e ai parenti delle vittime. Questa è la richiesta, perché se no si potrebbe dire, ma perché oggi? Perché noi chiediamo che chi può e chi deve richiami all'ordine dipendenti infedeli, che si tratta di dipendenti infedeli che non rispettano il loro mandato. Però ai tribunali chiediamo che di fronte al boicottaggio diano corso agli appelli immediatamente e che non ci siano tempi da lumaca. Questo riguarda anche il Ministero della Giustizia, ma riguarda semplicemente un presidente di tribunale, che deve avere consapevolezza che siamo di fronte a ferite sanguinanti che non possono avere un trattamento come un incidente stradale, perché questo è il rischio, che essendo una causa civile venga equiparata a un incidente in cui vi è stato un'ammaccatura a un'automobile. Non è questo il caso. Quindi il nostro appello alle istituzioni, cosa chiediamo? Beh, che facciano sentire i consigli comunali, il consiglio regionale, facciano sentire la voce, perché questa questione ha una valenza appunto di memoria e non ci sono le memorie di serie A e di serie B. E quindi noi ci apprestiamo al 25 aprile, vogliamo che per quella data ci siano delle cause concluse, per cui la memoria sia tutelata, il diritto, il risarcimento, come riconoscimento di una vicenda personale, umana e collettiva drammatica. Ecco, questo mi pare che può essere oggi il senso di questo incontro, un appello al Tribunale, al Presidente del Tribunale di Udine, di Pordenone, di Trieste, di Gorizia, in tutti, no? Siamo presenti con cause, e dall'altra alle istituzioni perché sollecitino il governo nazionale a far rispettare la legge che il Parlamento ha votato e che anzi è nata dal governo, cioè dal governo Draghi, ma comunque dal governo, votata dal Parlamento, è stata votata all'unanimità una proroga dei termini per presentare le domande. C'è una sensibilità appaluzza, io la ragione per cui poi me ne sono occupato è perché da bambino sono stato allevato al ricordo della strage di Malga Promosio, strage della Valle del But. Ebbene, quando l'avvocato Sarno è andato in comune a Paluzza per verificare, eccetera, c'erano 80 persone, cioè vuol dire che ancora è un ricordo bruciante e credo che va tutelato, va rispettato e vanno appunto chiuse attraverso quella che è stata, vi ho ricordato, una vicenda in
in cui probabilmente all'origine per il governo c'era più il problema del risolvere il contenzioso con la Germania, ma non poteva che porre il problema del risarcimento delle vittime. Per noi è centrale questo problema e della memoria. Ma Franco Corleone, con un appello molto netto, ha chiamato in causa anche le istituzioni e devo dire che, anche se non è dottore in leggi, ma in numeri, il consigliere regionale Fulvio Onsel è uno molto presente quando si parla di diritti, ci viene a trovare sempre. Io, in conclusione, salvo poi richieste e domande, darei la parola proprio a Fulvio Onsel. Innanzitutto mi voglio complimentare con la società per la ragione per aver promosso questa conferenza stampa con l'Ampi per il suo impegno fondamentale e ovviamente onorevole, e chiaramente anche lui un protagonista della lotta per i diritti, come tu hai esordito, no? Ricordando che è giusto farlo in questo momento, anche perché domani è la giornata, no, del ricordo, sul quale appunto forse per tanti versi anche c'è una retorica che spesso crea delle perplessità nel riconoscimento, diciamo, dei fatti storici. Io voglio ricordare un'altra data, che è quella di oggi, perché sono 15 anni che Juan Engrano ha cessato di respirare, e come dimostrazione di diritti, credo che questa, insomma, di lotta per i diritti, no, era il 9 febbraio 2009, lo ricordo perché per me è stato uno dei momenti, diciamo, moralizzatori di sostegno a Englaro, perché fino a Englaro è stato uno dei momenti moralizzatori del mio impegno politico, e quindi proprio per quello, cioè, voglio ricordarlo, perché non è finita il percorso per dare dignità al fine vita, anche se quell'evento, diciamo, suscitò poi la legge della 2017, quella su... No, su 2017 l'anno. Sì, del 2017 sarà un 200, 219, 2017, una cosa così. Certo, che tu sì, inciampi sui numeri. Era quella sulla dichiarazione anticipata di trattamento e sul consenso informato. Su questo tema, certamente, come è stato detto, ha una valenza, io credo, simbolica, straordinaria, il riconoscimento di questi crimini. Tra l'altro, appunto, nella nostra regione ce ne sono stati, io pensavo, è stato citato più volte quello della Valle del Gut, ma io pensavo a quello di Trasagis, di Avasinis, sì, di Torlato, dove ci sono decine, diciamo, di persone innocenti che sono state, appunto, sulle quali di nuovo un certo revisionismo storico e un certo, appunto, uso politico della storia fatto soprattutto da certe forze politiche ha addirittura, appunto, o azzerato la memoria o distorto la memoria, no? Quindi è molto importante che invece vengano, diciamo, riconosciute e che questa istruttoria e poi tutto il dibattimento possa anche aiutare a combattere, no, questo uso politico della storia che viene fatto. Dunque io non posso che essere disponibile anche come regione, visto che tanti comuni, no, hanno dato sostegno con delle mozioni, che io mi rendo conto funzionale, se farla ovviamente condividere a tutte le forze politiche, io spero, no, perché se davvero sono anche tutte le forze politiche in Parlamento d'accordo, credo che una mozione anche in regione potrebbe, diciamo, rapidamente essere, trovare il consenso di tutte le forze politiche. Pertanto in questo mi rendo funzionale, noi potremmo anche, diciamo, nella forma più forte come regione fare una... un cosiddetto voto alle Camere, no? Cioè una proposta di legge di valenza nazionale, no? come
ce ne sono state fatte, e essere dunque anche motore per proporre in Parlamento una modifica di quel tipo. Quindi sia per la mozione che per una PDLN, proposta di legge nazionale, sono assolutamente funzionale e mi adopererò. Grazie. Volevo aggiungere su questa cosa qua una cosa importante. Il consigliere comunale Andrea Di Renardo ha presentato una mozione che poi per ragioni tecniche non ha potuto essere discussa nel consiglio scorso, ma la riproporrà, e che proprio sulla scorta di quello che è stato fatto anche in altri comuni, finalizzata a sollecitare il governo a prendere una posizione rispetto a quello che è stato detto, quindi a riconoscere il diritto di queste vittime a vedere risarciti. Grazie. Ci sono domande, richieste? È possibile mantenere qualche dato, insomma, per quanto sia difficile, immagino, quantificare, no, i percorsi avviati? Ma avete qualche dato utile sulla consistenza? Richieste? Friuli Venezia Giulia credo che siano tra le 50 e le 100 cause. Ovviamente non ne sono a conoscenza, perché non ce l'ho detto. Di quante ne hai? Io una trentina, però da quello che mi risulta, poi devo dire, noi abbiamo parlato in maniera molto critica dell'avvocatura dello Stato, ma quella di Trieste si sta dimostrando la più collaborativa possibile, quindi insomma, forse tutto sommato va anche riconosciuto che evidentemente c'è l'osservanza di una posizione unitaria da parte dell'avvocatura, e quindi anche quella di Trieste oppone eccezioni, eccetera, però diciamo che fino a questo momento si è anche dimostrata sufficientemente sensibile rispetto invece ad altre che invece opposto una chiusura totale. Questo non diciamo la peggiore che del Pordenone. No, ma sono in corte d'appello le avvocature. Se posso permettermi, ma senza le peggiori, le ho trovate in Veneto fino a 8 anni, forse per Rigozzano. Se può essere utile come notizia, la provincia di Udine, anche allora comprendeva che il Pordenone ha 1161 militari, IMI, e 100 in campo di concentramento. È la mostra che abbiamo fatto 2 anni fa con me, sono 1161 i militari deceduti, senza quelli che sono tornati, e invece tutti sono 1161. Quindi è un numero impressionante, se pensate, di vittime. Sì, sì, è vero. Nella mostra che abbiamo fatto 2 anni fa, da lì poi abbiamo messo i militari. È un, credo sia un altro capitolo rispetto. Beh, sicuramente. No, è per me è indicativo. No, i correnti sono ex. Sì. Perché internati? Perché internati. Certo. Però, dicevo, la maggior parte, in Friuli abbiamo appunto, secondo me, intorno a una decina, una centinaio forse, tanti sono in Veneto. Forse credo che siano la gran parte, però non ne ho la contezza assoluta. Molti in Toscana. Molti in Toscana, Emilia-Romagna, chiaramente sono le zone più, insomma, nelle quali questi episodi sono stati più frequenti. In Toscana sono tante stragi, rispetto invece ad episodi più singoli come sono stati qui e perché Sant'Anna di Stazzema. A Udine la situazione invece. Ma allora siamo in attesa di sentenze che dovrebbero essere ormai in prossimità. E, ripeto, lì il discorso è che l'avvocatura si è costituita quasi più profonda, se vogliamo, nel senso che ha fatto un atto, poi non si è mai presentata alle udienze delegando. Però sì. E l'unica sentenza emessa è quella che dicevo di Pordenone, a quanto risulta, ma sono abbastanza sicuro. Ed è stata appellata, per cui evidentemente anche in questo, anche nella nostra regione c'è comunque questa volontà di resistenza da parte della comunità nostra. Cioè, nonostante quello che dicessi prima, no? Che comunque insomma, ma purtroppo registriamo questo che è una sorta di cortocircuito, no? Che non si capisce bene neanche la logicità di questo comportamento, perché
non dovrebbe avere nessun interesse. Quello che ci preme è che alcune sentenze, questo è molto positivo, alcune sentenze addirittura dicono che l'avvocatura dello Stato non ha titolo, cioè deve solo partecipare senza costituirsi nel giudizio, per esempio così al Tribunale di Arezzo, che ha respinto, quindi ha espunto dal fascicolo le memorie fatte da dello Stato. È una sentenza sicuramente importante che va nella direzione che noi abbiamo sempre evidenziato, cioè il fatto che la titolarità passiva è soltanto ed esclusivamente della Germania. Volevo fare un'annotazione culturale rispetto a quello che diceva Andrea Sandra. Cioè, la tutela della memoria ha subito ferite da tante parti. Ricordava ovviamente quella più scontata, che ricordava Onze, no? Chi non ha partecipato a questa vicenda, che poi è stata quella della resistenza, della Costituzione, eccetera, ha voluto coprire. E però le tragedie sono state così terribili che anche le vittime per un certo tempo hanno voluto nascondere la tragedia subita. Io ricordo che tutta la vicenda dell'occupazione dei cosacchi in Carpi per decenni fu misconosciuta, la si sapeva in famiglia, si conosceva, ma e siccome poi anche quella aveva comportato vicende insomma, delicate, veniva nascosta. Io credo di avere inviato una volta al Messaggero Veneto una cosa con un ritaglio stampa in cui Indro Montanelli ripigliava in giro la sua lettrice che gli aveva chiesto notizie sull'occupazione dei cosacchi e lui rispondeva dicendo che era una fantasia popolare. Questo per dire come ci è voluto decenni perché la vicenda dell'occupazione dei cosacchi assumesse il rilievo che ha avuto. E anche altre tragedie, anche perché ricordiamo che noi parliamo di stragi nazisti, ma spesso sono state stragi nazifasciste. E il problema di responsabilità, perché la Valle del Putto ci fu un processo penale in cui erano gli italiani imputati e poi con l'amnistia ne uscirono, no? Allora nei piccoli paesi il problema è che c'era un coinvolgimento di persone eccetera, e l'idea di chiudere, seppellire quella storia coinvolgeva un po' tutti. Però suo, se fosse che veniva certo dovresti, ma suo Vasini, addirittura gli ufficiali nazisti festeggiarono, no? Si ritrovarono con lo stesso diciamo, plotone, no? Cioè nel documento dell'Ampi che ho letto, no? Proprio quindi lì non furono mai perseguiti. E comunque adesso la questione della memoria invece risorge in maniera importante, anche perché insomma questo forse adesso non è utile affrontare la questione dell'attualità politica, ma insomma la salvaguardia della Costituzione è un punto fondamentale e quindi la ragione anche di tempo che accade per ricordare questi fatti è legata anche a un fatto come quello dei 75 anni della Costituzione, eccetera, eccetera, legata assieme. Se non ci sono altre richieste, noi siamo laicamente soliti a dividere pane e vino per chi non ha fretta.